Grazie all'intuizione del circolo Arci di Trani a Starci, guidato da Annarita Amoruso e di Luca Morollo, presidente della quinta commissione comunale che di cultura si occupa, lo scorso 26 aprile abbiamo potuto godere della bellezza del pensiero e della lungimiranza della visione di Franco Cassano a 2 anni dalla sua scomparsa. Tutto nell'aula Maffuccini della biblioteca comunale di Trani, grazie alla presentazione di Franco Cassano a Passeggio sui confini, un libro scritto dal sociologo Franco Chiariello, che oltre che essere stato un suo collega all'Università di Bari, di Franco Cassano è stato un amico sincero. È difficile scrivere di un amico, prima di tutto, più che di un collega. Sì, era per me è stata una grande preoccupazione, tant'è vero che, come dicevo, poi il libro è stato anche abbastanza veloce, però dopo un periodo di gestazione, di incubazione molto, molto lungo, perché non sapevo come prendermi, perché pensavo che questa mia vicinanza affettiva a Franco Cassano potesse essere dannosa. Come è venuta fuori l'idea di questa presentazione, di questo libro? Beh, sicuramente come Arci siamo molto attenti alle varie tematiche politiche e sociali attuali, quindi poi confrontandoci, facendo un po' di ricerche, abbiamo visto l'uscita del libro del professor Chiariello. Non si poteva quindi ignorare giustamente una biografia che ben racconta molto di un uomo che ha insegnato ai meridionali a credere in quello che sono e soprattutto in quello che possono diventare. Un libro che prova a rievocare una straordinaria vicenda intellettuale di un uomo saldamente radicato a Bari, al sud, che ha vissuto la sua vita sui confini per poter avvantaggiarsi di una visione più chiarificatrice del mondo che lo circondava. I confini sono, come dire, il luogo scelto, privilegiato anche per sentimentalmente, diciamo, prima che intellettualmente, da Franco Cassano, per osservare il mondo. E io trovo che sia una posizione molto più produttiva, diciamo, un punto di osservazione molto più produttivo, e tutta l'opera di Franco Cassano, a partire da questo posizionamento sui confini, riesce, a mio avviso, a osservare con lucidità i pregi e i limiti del mondo moderno. Professor Mario Cassano, il moderatore dell'incontro, Franco Cassano è? Franco Cassano è sicuramente una figura, una persona, come ho detto poc'anzi, non un personaggio, estremamente peculiare e rara nella scena e sulla scena intellettuale degli ultimi 20-30 anni della nostra regione, non solo della nostra regione. Il professor Chiariello, che ha dedicato al ricordo ma anche all'insieme delle cose dette, vissute e condivise con Franco Cassano, questo testo, questo memoir molto interessante, in fondo lo dice. Franco Cassano è stato un esploratore dei confini, dei margini, un incollocabile che ha studiato ciò che è incollocabile. Quindi una figura che non si può ridurre alla sociologia, all'antropologia, alla filosofia, alla critica della conoscenza. È una figura che raccoglie questi profili all'interno di un'esperienza di vita, di amicizie e di conoscenze che restano nella loro totalità qualcosa di assolutamente particolare e direi assolutamente prezioso. Mi passo che uno degli argomenti che ti ha particolarmente colpito sia stato quello della lentezza. Sì, quello della lentezza fuori dalla retorica nella quale la lentezza è caduta, la lentezza come un atteggiamento diverso verso il mondo che non priva però la persona di un essere fulmineo, veloce nel comprendere. Quindi la lentezza come una modulazione del nostro stare nel mondo e non semplicemente come un prendersela con calma, un impigrirsi e un oziare. Ozio e pigrizia direi che in Cassano non ci sono assolutamente.